tema di oggi è progettare l'efficienza degli edifici. Questo è un tema mi molto caro, che seguo direttamente nella mia attività di ricerca, di studio e di didattica, ed è un tema che oggi è molto molto attuale e molto importante, perché l'Unione Europea ha individuato nel settore delle costruzioni un settore prioritario di intervento per raggiungere i suoi obiettivi di riduzione dei consumi energetici, di riduzione delle emissioni di gas serra in atmosfera e anche di miglioramento delle quota energetica prodotta da fonti rinnovabili. Questi obiettivi sono obiettivi strategici per l'Unione, in quanto consentono non solo un miglioramento della qualità ambientale dell'Unione, ma anche di, dal punto di vista geopolitico, diventare indipendente dal punto di vista degli approvvigionamenti energetici, non dipendente dalla Russia, dal Medio Oriente, e quindi c'è un motivo anche politico. Oltre a questo c'è un motivo economico, cioè di sviluppo competitivo delle imprese e dei professionisti, perché dietro le energie rinnovabili, dietro la riduzione dei consumi energetici, c'è un know-how che si può sviluppare e quindi un aumento dei livelli occupazionali. L'impegno dell'Unione Europea è andato crescendo nel corso degli anni riguardo agli edifici, riguardo alla riduzione dei consumi energetici, questo perché gli edifici, dati alla mano, sono responsabili di oltre il 40% dei consumi energetici dell'Unione da soli, come anche sono responsabili del 35% delle emissioni di gas serra, c'è un consumo di materie prime, c'è un consumo di acqua, quindi è un settore strategico da questo punto di vista, e gli impegni sono andati aumentando nel corso del tempo, al punto tale che l'Unione ha recentemente, nella direttiva 2010-31, che è stata recepita dal nostro Paese ad agosto del 2013 con un DL, un decreto legge, poi convertita in una legge 90, e tra le novità introdotte richiede espressamente, questo è legge dello Stato italiano oggi, che dal 2020 tutti gli edifici siano edifici a energia quasi zero. E che si intende per edifici a energia quasi zero? Edifici che hanno una prestazione energetica molto elevata, caratterizzata, attenzione, da un fabbisogno energetico molto basso, quasi nullo. Quindi l'energia zero non è un edificio che riesce attraverso fonti rinnovabili a non consumare gas, gasolio, carbone, eccetera, diciamo combustibili fossili. È un edificio che innanzitutto ha un bassissimo fabbisogno energetico. Questo vuol dire un edificio ben progettato dal punto di vista della forma, dell'orientamento, dei materiali, della dimensione e posizionamento delle aperture, degli schemi, dei colori. Solo così io basso il fabbisogno, attraverso un approccio progettuale che sia finalizzato proprio a migliorare l'efficienza dell'edificio. Quando il fabbisogno è basso finalmente, quindi io sono riuscito a lavorare dal punto di vista progettuale, quell'energia che mi serve devo darla attraverso fonti rinnovabili, quindi il più possibile ricorrendo a fonti rinnovabili in loco, se riesco, quindi solare, fotovoltaico, pompe di calore, geotermico, o anche presa nelle vicinanze se c'è teleriscaldamento, anche utenze elettriche che vengono da sorgenti rinnovabili. Io posso avere una utenza elettrica che ha un'origine di tipo rinnovabile. Quindi questo è l'obiettivo. Accanto a questo obiettivo ce ne sono altri due molto importanti, soprattutto per il nostro paese, che è pieno di edifici esistenti, storici e con prestazioni energetiche nella media europea e quindi non buone. C'è un obbligo di ristrutturazione del 3% della superficie degli edifici pubblici ogni anno a partire dal 1 gennaio di quest'anno, quindi lo Stato deve impegnarsi a ristrutturare il 3% della SUL dei propri edifici, e poi c'è un impegno per tutti gli Stati membri a promuovere un miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti ogni anno, sia pubblici che privati, attraverso dei piani d'azione concreti, quindi misure e interventi di incentivi e così via. Quindi c'è un impegno ben preciso. È evidente che queste richieste, alle quali si unisce anche l'aspetto dei materiali, c'è un altro regolamento molto importante che è entrato in vigore da poco nel nostro Paese, il regolamento sui prodotti da costruzione, ha inserito tra gli elementi essenziali, i requisiti essenziali degli edifici, anche il fatto che i prodotti siano prodotti che hanno materiali rinnovabili, siano riciclabili, determinano un impatto ambientale il più basso possibile. Quindi anche i materiali devono andare in quella direzione. Tenete conto che tutti i sistemi di certificazione oggi esistenti, LEED, BREEAM, protocollo ITAC, per citarne i più utilizzati nel nostro paese, richiedono proprio espressamente un impegno nella riduzione dei consumi energetici e nel miglioramento della qualità dei materiali.
Dicevo, è evidente che queste richieste non possono essere affrontate con un metodo, un approccio al progetto tradizionale, richiedono un concetto di competenze nuove, richiedono un approccio più ampio, olistico se vogliamo dire, e che sia volto a ottenere degli edifici che siano innanzitutto accessibili, comodi, sani, in grado di migliorare la vita di chiunque venga a contatto con questi edifici. Ben inseriti nel contesto, quindi rispettosi del patrimonio della cultura locali, che siano efficienti dal punto di vista delle risorse, perché il raggiungimento della qualità, ossia del benessere, deve poi essere raggiunto attraverso una gestione efficiente dell'energia, delle acque, dei materiali, e se riesco a fare questo ho anche una competitività in termini di costi, a lungo termine, a medio termine, quindi di gestione e di manutenzione. Quindi un approccio diverso, un approccio importante. Allora, in questo quadro è evidente che ci sono delle sfide che l'architettura e l'area della tecnologia deve affrontare, sfide importanti perché è necessario controllare simultaneamente tre livelli, quello ambientale, tipologico, costruttivo, e da questo punto di vista la ricerca si è orientata in alcune aree principali di interesse. Allora, raggiungere l'obiettivo significa lavorare da più approcci, più punti di vista. Una prima area è quella che riguarda proprio lo studio della forma, dell'orientamento dell'edificio, del posizionamento delle aperture, proprio per ridurre quel fabbisogno, quindi riuscire a migliorare l'illuminazione naturale, la ventilazione naturale, ridurre i fabbisogni energetici, questo attraverso proprio la scelta di un'appropriata forma, del giusto orientamento, del rapporto vuoti-pieni, del dimensionamento degli schemi, quindi che lavora proprio sul progetto. C'è una seconda area invece di interesse di ricerca che riguarda invece i materiali poi utilizzati, i prodotti edilizi. Da questo punto di vista l'obiettivo è materiali che riducano l'impatto ambientale lungo l'intero ciclo di vita e che nello stesso tempo consentano di migliorare le prestazioni dell'edificio, quindi ho un duplice obiettivo, utilizzare materiali a basso impatto ambientale che riescano a ridurre l'impatto ambientale dell'edificio. Una terza area invece è quella che studia l'integrazione tra edificio e impianti. Questa è un'area che sta andando molto avanti, che sta facendo passi da gigante e in particolare poi mira all'integrazione architettonica forte delle fonti rinnovabili all'interno dell'edificio. Questo è molto importante perché, come vedremo quando poi parlerò in dettaglio delle fonti rinnovabili, la sfida per l'architettura oggi è fare degli elementi rinnovabili un elemento architettonico integrato. Non si tratta di posizionare sulla copertura dei pannelli più o meno inclinati, si tratta di integrare nell'involucro elementi capaci di produrre energia che possano svolgere anche altre funzioni, quindi avere un linguaggio nuovo dove il solare, ad esempio l'eolico, sono elementi espressivi del progetto. Poi c'è una quarta area molto interessante che invece si collega ai sistemi di automazione e controllo, cioè tutto quello che è il building automation system degli edifici. Questa è un'area enorme sul quale ci sono una quantità di investimenti che sono crescenti di ogni anno, che si stimano in milioni e milioni di euro da qui ai prossimi 5 anni, che già interessano edifici importantissimi negli Stati Uniti, in Asia, ma anche in Italia, e che arriva addirittura a predire ad anticipare il comportamento degli utenti, che quindi in base al comportamento dell'edificio il sistema impara e anticipa le mosse e quindi riduce ancora di più i consumi. Quest'area di ricerca a livello di abitazioni singole sta portando a quello che si chiama Internet of Things, l'internet delle cose, la possibilità di controllare attraverso uno smartphone tutto quello che c'è nella casa, dalle luci agli impianti elettrici, impianti termici e così via. C'è poi un'altra area di interesse che è tutta quella dei componenti prefabbricati in tema della prefabbricazione. Un'area sempre di grande importanza all'interno della tecnologia dell'architettura che sta avendo in questi anni, per anni intendo un anno, due anni, forse meno, una accelerazione improvvisa, un mutamento improvviso dovuto all'avvento della stampante 3D, cioè la possibilità di stampare componenti interamente e anche in loco fino ad arrivare a stampare l'intero edificio. Ci sono esempi di case interamente stampate in loco, adesso lo vedremo. A questo si aggiunge la robotica. Da Yale, da Harvard, sono arrivate le termiti piccoline che da sole costruiscono un edificio, sono tutte indipendenti una dall'altra e poi tirano sull'edificio in pochissimo tempo. Adesso vi farò vedere. Quindi sono queste le aree di interesse. È importante però che ciascuna delle aree suddette richiede una nuova relazione con l'architettura che sia in grado di cogliere la sfida dell'assimilazione delle nuove tecnologie senza scivolare in un'architettura tecnocratica.
La sfida dell'efficienza richiede una cultura tecnologica della progettazione che garantisca la qualità dell'opera, ma che allo stesso tempo sia in grado di dare al costruire un senso che lo trascenda in un atto non solo tecnico, ma eminentemente artistico. E qui cito Franco Puglini, professore della nostra facoltà, quindi è importante che poi questi elementi diventino poi strumento per servire l'arte, come diceva anche Le Corbusier. Allora andiamo a esaminare queste aree. Io nella mia lecture di oggi affronterò queste aree di interesse che vi ho citato portandovi alcuni esempi. Sono esempi tratti soprattutto dalle esperienze più recenti, quindi ho voluto evidenziare le cose più nuove, magari comunicate l'altro giorno, quindi uscite sui siti web o sulle riviste specializzate da poco, quindi non troverete esempi consolidati che pure sono importanti perché poi ci hanno portato ad oggi, però ci concentreremo sulle cose più nuove. Allora, il primo tema è quello dell'inserimento nel contesto forma-orientamento. È evidente che la scelta della geometria di un edificio, la sua orientazione nello spazio, sono in genere un risultato complesso perché vede coinvolte diverse componenti urbanistiche, estetiche, funzionali, economiche, tecniche, economiche, ambientali, quindi la scelta non è mai un fatto singolo, è sempre una sintesi, e questo qui c'è anche poi difficile per fare l'architetto e fare il progettista, mettere a sistema una serie di elementi che sono molto diversi tra loro. E un corretto orientamento, però una corretta propria forma e un uso razionale degli spazi possono portare, se parliamo di fabbisogno energetico, risparmi anche del 30-40%, quindi quando mi sento dire ma l'architettura sostenibile costa di più eccetera, no, qua si tratta di usare la know-how, la testa, e attraverso già la prima area, cioè la scelta di una corretta forma, orientamento eccetera, il risparmio energetico si attesta minimo su un 30-40%. L'obiettivo è quello di ottenere una vera e propria, io la chiamo rendita di posizione dell'edificio, cioè devo arrivare a forma orientamento, concorrono insieme alla località di insegnamento a costituire una rendita di posizione dell'edificio tanto più alta quanto più è in grado di assicurare migliori condizioni di benessere degli occupanti, riducendo al contempo le risorse ambientali e economiche necessarie per la realizzazione e la gestione. Nel caso interessante degli edifici alti, questo per dire un edificio di Fujimoto che ha vinto il concorso a Montpellier in Francia, l'ha vinto una settimana fa, si chiama White Tree o Arbor Blanc, sono 10.000 metri quadrati, la struttura quale cresce organicamente come un albero. Questa è quasi provocatoria, questa immagine che vi faccio vedere, il corpo è compatto, poi però ci sono questi balconi tutti esterni che poi non hanno influenza sull'aspetto energetico perché sono tutti diciamo esterni aggiunti, quindi quando pensate alla forma di un edificio quella parte non è riscaldata, quindi non hanno influenza, e c'è tutto un gioco poi di pisolei sopra sotto che servono poi ad ombreggiare. E questa è una forma portata diciamo all'estremo. Vi dicevo, c'è un interessante fenomeno che sta accadendo a livello mondiale per quanto riguarda gli edifici alti, e mi riferisco ai grattacieli. Il termine edificio alto è un termine ambiguo, nel senso che può essere alto se attorno c'è tutti gli edifici bassi, se ha un rapporto pianta-altezza di un certo tipo, eccetera. Io mi riferisco a edifici diciamo oltre i 100 metri, quindi tendenzialmente grattacieli. Allora, la tendenza ad alzare l'edificio, siamo arrivati a 800 metri, ha fatto sì che le tradizionali forme parallelepipede, quelle che erano utilizzate anche per risparmiare materiali rispetto alla forma, quindi andare su con un normale pianta quadrata rettangolare, hanno lasciato il posto a forme invece completamente diverse, affusolate, torcenti, eccetera. Questo perché? Per evitare gli effetti dei vortici dati dal vento, perché una forma simmetrica crea in modo alternato un vortice da una parte e dall'altra e quindi fa oscillare l'edificio paurosamente. Allora la possibilità di rompere questa simmetria consente di ridurre il carico del vento, in questo modo io posso ridurre la quantità di materiale necessaria per arrivare fin lassù con risparmi notevoli. Ci sono esempi da questo punto di vista, il più noto recente adesso è la Shanghai Tower, alta 632 metri, che è in corso di ultimazione, adesso è al top down, l'hanno finita, adesso stanno allestendo, il prossimo anno, quest'anno anzi dovrebbe essere già diciamo inaugurata, e vedete com'è la pianta assolutamente diciamo irregolare, e queste sono le prove che ormai fanno in galleria del vento, quella che vedete sulla sinistra, vengono sistemati e si vede proprio la resistenza alle pressioni.
Un altro edificio progettato sempre con la stessa, diciamo, logica, l'edificio di Foster e Dubois a Calgary, anch'esso, vedete, ha una forma orientata verso il vento proprio per ridurre il carico aerodinamico. Molto interessante invece questo edificio, a Parkhead, in New York, di Raphael Dinoy. Questo ha la pianta tradizionale, quindi dici, ma allora che sta succedendo? No, per ovviare a questo problema ha doppi piani vuoti, quindi senza finestre, sistemate a una certa altezza, che servono proprio a rompere questa simmetria. Questo edificio, vedete, che cambierà completamente lo skyline di Manhattan, però appartiene alla stessa categoria degli skinny skyscrapers, e questo è un interno, edifici lussuosissimi, cioè già gli appartamenti comprati da arabi, eccetera, insomma milioni e milioni di dollari, con vista su sempre a parte, cioè, questi sono gli skinny skyscrapers, una serie di grattacieli che sta nascendo a New York, è già in costruzione, con pianta molto piccola, molto alti, perché poi lì già il tessuto urbano è consolidato, quindi bisogna adattarsi a quello che c'è. Questo a Lexington Avenue, accanto al Seagram Building di Miss Van der Rohe, sale così in quel modo. Dunque, c'è poi la seconda area di interesse, che è quella della scelta dei materiali. Da questo punto di vista è possibile individuare due tendenze ben distinte. Una è quella che sul, diciamo, l'onda della bioarchitettura cosiddetta cerca o spinge verso l'utilizzo di materiali ecologici, rinnovabili, a basso impatto ambientale, è quello che si chiama Design for Resource Conservation, Design for Low Impact Material, cioè cercare di utilizzare anziché metallo piuttosto che plastica, eccetera, materiali rinnovabili, riciclabili, a basso impatto ambientale. Questa tendenza vede per esempio l'utilizzo di legno, bambù, sughero, cartone, fibra di cellulosa, canna, palino, paglia, aglio di mais, eccetera, materiali riciclati anche questo è considerato un fatto positivo, o addirittura recuperati e riutilizzati a seguito di processi di demolizione selettiva. Tenete conto che questa tendenza per esempio è premiata, quindi questa di questi materiali ecologici in questo modo, dai principali schemi di certificazione, LEED, BREEAM, Ithaca, tutti danno un punteggio se tu hai materiale rinnovabile, se hai materiale contenente energia riciclabile, riciclabile e così via. Vediamo qua alcune novità, per esempio la fibra di jeans, ormai un po' che c'era il dottor Enzo Piano dell'Academy of Science, schiuma a base di corteccia, schiuma di legno, questa è la fibra di jeans. Che viene poi illustrata lì al Academy of Science, questa è la signora che sta lì sul tetto e fa vedere a chi va a vedere il museo come fatto di ciò. C'è anche un'educazione ambientale all'interno del museo sulle modalità con cui è stato realizzato, quello che vedete dietro il tetto verde che viene spiegato. Poi interessante è questo tentativo di una ditta tedesca che sta facendo molti soldi in realtà, che sta utilizzando le netting boats, cioè le ali di mare, quelle che sono sulla spiaggia, che nessuno vuole, che danno anzi fastidio, vengono prese e utilizzate, sminzate, là bisogna togliere la sabbia, eccetera, però dice che è un processo che alla fine non è né costoso né svantaggioso dal punto di vista ambientale, per ottenere o pannelli o addirittura scusi, e diversi edifici vengono isolati in Germania eccetera in questo modo, quindi sfruttando le armi di mare. Altro prodotto interessante è per esempio la radice di funghi che vengono messi all'interno della struttura, vengono lasciati lì un 30 giorni, si forma una struttura ermetica e a quel punto la parete è resistente, ecologica al 100%, senza bocca, anche in ifuga. C'è un esempio a New York, la prima casa hanno fatto la Mushroom Tiny House, che poi si è spostata per fare quindi una dimostrazione di questo sistema, che utilizza proprio questo sistema con i funghi. Poi non mancano invece gli esempi di materiali utilizzati a fini strutturali, quindi non solo di isolamento. Questa ve la cito perché Chica Urbana ha appena vinto il Pritzker Prize una settimana fa, quindi questa è la sua cattedrale a New Zealand in sostituzione di quella che è andata demolita per distrutta per il terremoto, e ha costruito rapidamente una cattedrale in cartone molto molto bella. Vedete, quella è la cattedrale esistente, demolita, distrutta, e questa è la nuova cattedrale, in attesa che poi verrà ricostruita una cattedrale come la precedente, con tempi
2011. Ci sono esempi anche di paglia, io non l'amo molto la paglia in Inghilterra, l'amo tantissimo, adesso stanno uscendo studi che dicono ma insomma la paglia in effetti forse è meglio con quella sinello, lasciamola là, non la utilizziamo per gli edifici, ma dopo ci sono anche materiali che non hanno poi una tradizione consolidata anche degli effetti, della durata, eccetera. Questo però è Tengo Puma, e questo edificio del 2010 è un hotel e market che vende prodotti alimentari eccetera, vedete dentro c'è il regno di ciliegie, di acero mi pare, e poi è ricoperto con barre di pane. Questo attenzione per i materiali e quindi in particolare a quella che si chiama embodied energy, cioè energia incorporata nel prodotto, sta facendo tornare diciamo con grande con grande forza il ruolo del legno, soprattutto il legno ingegnerizzato, in particolare mi riferisco all'Islam, e ci sono diversi edifici in giro per il mondo, anche di grandi altezze, che sono in legno. Addirittura Somme, Skidmore, sta presentando uno studio per fare una torre quasi in grattacielo, tutto fatto in legno. Questo che vedete è il più alto edificio residenziale che c'è, sono 10 piani, tutti in Islam, in Australia. In Italia, a Milano, Rossi Prodi ha appena finito il centro del quartiere residenziale in legno più grande d'Europa, sono non so quanti, 17.000, vado a memoria, potrei sbagliare, 17.000 metri quadri, 124 alloggi, tutti in classe A. È finito da poco, ha inaugurato qualche giorno fa, tutto in Islam in legno. Questo invece sarà di 40 metri, sarà l'edificio di legno più alto del mondo, Stoccolma 2014, prevista la realizzazione di skyscraper, e invece questo è lo studio di Somme, vedete, Timber Tower Research Project a Chicago, una torre interamente fatta in Islam. Questo perché diciamo il legno riduce i costi energetici del materiale, poi il legno assorbendo diciamo CO2 durante la fase di crescita riduce anche gli impatti sull'ambiente, perché è uno stoccaggio di carbonio, quello lo toglie dall'atmosfera e poi lo mette in edificio, quindi ci sono una serie di vantaggi da questo punto di vista. Quindi c'è grande produzione di edifici in legno. Un altro materiale che sta avendo un boom notevole nei paesi asiatici, ma non solo, per via dell'elevata rinnovabilità, Bambù cresce rapidissimamente, ti giri e già è alto così, sono quelle cose che ti crescono davanti senza che te ne accorgi. Con esempi, ce ne sono tanti, la Gengo Puma nel 2002, eccetera, però è interessante vedere questo, dall'Expo di Shanghai nel 2010, questo padiglione cinese tedesco, interessante come erano gli attacchi del Bambù, quindi utilizzato come fossero proprio dei cavi e pilastri, con all'interno elementi d'acciaio legati, vedete? E questo è il padiglione. Questo è un edificio invece in Vietnam del 2013, un albergo, costruito tutto in bambù. E interessante un brevetto di ora del laboratorio di Singapore, dell'Istituto di Cultura di Zurigo, dall'acciaio al bambù, cioè l'idea di sostituire ai tondini di ferro il bambù, perché il bambù ha le stesse proprietà in realtà del ferro dal punto di vista di resistenza, trazione, compressione eccetera. Allora hanno brevettato un sistema, ora sarà in prova 3 anni, per sostituire all'interno dell'impasto del calcestruzzo il bambù invece dei tondini di ferro. Infatti dall'acciaio al bambù, calcestruzzo armato 2.0. Vediamo se c'è aderenza, che succede, però insomma l'hanno brevettato e ora è in sperimentazione. Queste sono le tendenze diciamo più consolidate, se volete anche più note, più classiche, con esempi più o meno importanti. C'è però un'altra tendenza, vi dicevo, nell'area di materiali, che è quella delle invece nanotecnologie e dei cosiddetti smart materials. Quindi una tendenza opposta che punta sull'innovazione tecnologica per ottenere materiali dalle prestazioni impensate e prima, che vuol dire materiali con resistenze diciamo assolutamente non raggiungibili come le tradizionali, materiali leggerissimi, considerate che adesso si riesce a ottenere cavi per gli ascensori che ti portano fino a 1000 metri, mentre prima non era possibile, si arrivava solo a 500 perché il peso della fune era tale che poi non ce la facevi. Adesso sono materiali come le nanotecnologie che ti consente di andare con il tuo ascensore fino a 1000 metri. Allora, queste nanotecnologie di derivazione
direttamente dalla, diciamo, tecnologia spaziale, principalmente farmaceutica, quindi alta tecnologia, hanno trovato finalmente applicazione anche nel settore edilizio e vengono utilizzate in vari modi. Un tipo di sistema di modo è quello del trattamento delle superfici con dei coating che possono essere spray, che possono essere liquidi, che possono essere fatti già in, diciamo, in laboratorio oppure in loco, per rendere i materiali olio repellenti, antimacchia, anticorrosione, idrorepellenti e così via. Guardate per esempio questo trattamento ultra dry si chiama, guardate il confronto, io prendo il martello nell'olio con senza le scarpe, assolutamente la superficie diventa idrorepellente, olio repellente completamente. Ci sono poi anche prodotti per esempio degli edifici esistenti, degli edifici storici, rendendoli quindi senza compromettere la traspirabilità, o vernici che sono termoisolanti o termoriflettenti, questo trattando le superfici esistenti. C'è però, tra invece, c'è anche la possibilità di realizzare materiali ex novo, quindi attraverso la nanotecnologia, attraverso un procedimento che si chiama bottom up, e quindi dal basso, io realizzo una struttura interamente nuova. Una di queste, la più importante oggi, è l'aerogel. L'aerogel che è un gel di silice che si ottiene togliendo, diciamo, il liquido da un gel. Immaginate di avere un gel e di togliere il liquido. Quello che vi rimane è una struttura che è quella solida e il liquido viene, il suo posto viene preso dall'aria. È un procedimento che ha, diciamo, diversi anni, che però piano piano hanno ottimizzato. L'aerogel è utilizzato dalla NASA, era utilizzato, adesso è entrato nell'edilizia. Qual è il vantaggio di questo dell'aria? Intanto è leggerissimo, guarda, appoggiato su una pianta, quindi proprio pesa niente, ha una resistenza a compressione notevole, c'è un aerogel piccolo piccolo, sopra c'è un mattone, non vi dà nessun problema, ha un isolamento termico mostruoso, cioè ha 0,004, considerate che 0,035 è l'aria, questo è 0,004, quindi proprio parliamo di niente dal punto di vista. Perché? Perché i pori sono talmente piccoli che non c'è nessun tipo di moto convettivo, quindi a ogni poro corrisponde una molecola d'aria, quindi l'isolamento è massimo. Qual è il vantaggio di questi sistemi? Che io posso, con uno strato piccolissimo, non oltre un centimetro, avere l'effetto che avrei con gli isolanti tradizionali, quindi il polistirolo, polistirene, piuttosto che l'antiroccia, eccetera. E quindi sono praticamente l'acqua è nifo totalmente ed è assolutamente idrorepellente. Quindi qual è il vantaggio? Che per le mie strutture esistenti, edifici esistenti, dove intervenire comporterebbe aggiungere un isolante che ha uno spessore spesso non compatibile con l'edificio esistente. Considerate che a Roma, dato la trasmittanza media, dati gli obiettivi della normativa nazionale, significa aggiungere almeno 6-7 cm di un isolante medio, il che vuol dire spesso non poterlo fare, ma anche banalmente per le aperture, per le soglie, eccetera. Invece io con un centimetro posso risolvere il problema e avere la stessa trasmittanza. In questo, tra l'altro, la parete rimane assolutamente trattabile, perché io posso, con uno spessore così piccolo, continuare a mettere chiodi, quello che facevo, attrezzati, non è l'isolante che poi ci mette il cartongesso, se no poi non ho nessun tipo di resistenza meccanica, c'è in materassini, c'è in pannelli, può essere tagliata sul posto, si adatta a qualunque tipo di forma, ce ne sono di vari tipi anche, diciamo, già montati con dei pannelli in grado di curare l'aria. Questo per esempio è un esempio di aerogel che ha l'aerogel più il pannello di cartongesso, l'altra di gesso trattata con Active Air, quindi che è in grado di curare l'aria grazie al diossido di titanio che c'è all'interno. Vedete il confronto che ho tra uno e l'altro e possibilità di metterlo ovunque, cioè in parete, in pavimento, a cappotto esterno, all'interno, quindi non c'è nessun vincolo nell'applicazione e quindi per gli edifici esistenti è il modo migliore oggi, perché c'è un problema di riqualificazione sul filo storico, io non ci vado con il cartongesso, la roccia, l'EPS, l'XPS, eccetera, devo trovare sistemi alternativi, questo è uno ed è valido, ha un costo oggi che è sui 50 euro al metro quadrato, rispetto a questo, che però sta scendendo e che però laddove devono intervenire altre alternative, visto il risparmio, è interessante.
Tra l'altro l'aerogel può essere inserito anche all'interno dei sistemi vetrati, avendo delle vetrate diffondenti molto molto isolanti dal punto di vista termico. Questa è una stazione di ricerca dell'Antartico che ha una facciata in aerogel, quindi c'è per dare la luce all'interno e poi gli elementi sono trattati con aerogel all'interno dell'intercapello. L'altro invece interessante sviluppo dal punto di vista tecnologico, quindi fino adesso abbiamo parlato di materiali isolanti, quindi in sostituzione dell'esistente io lavoro con materiali a spessore ridotto. Tenete conto che un altro vantaggio dell'aerogel è la sua capacità di mantenere la sua conduttività termica a bassissima a qualunque temperatura, dai meno 200 ai 500 gradi, che poi non brucia neanche, quando un EPS in facciata già a 80 gradi con punto il polistirolo non funziona più. Invece quello è costante, un range di temperatura enorme, quindi lavora a meno 200 a più 500. Dicevo, l'altro interessante novità invece riguarda i materiali a cambiamento di fase. Questa è una rivoluzione finalmente nell'edilizia, perché fino ad oggi il tema dell'inerzia termica, quindi del surriscaldamento estivo, è stato sempre affrontato con la massa, quindi grande massa di materiali evita il surriscaldamento. Perché? Perché c'è un calore specifico che ogni materiale ha, e con la massa e la sua capacità termica, che cosa significa? Quanto calore devo dare al materiale per non farlo salire temperatura. Siccome il calore specifico dei materiali è piccolo, a eccezione dell'acqua, che è quello che ha il calore specifico più alto, questo gioco è un gioco che non ha grande risultato, perché devo avere grandi masse. Allora, con questi materiali invece si fa tutto un altro ragionamento e si passa dal calore specifico al calore latente di fusione. Ogni materiale, in direzione poi alla sua temperatura di set point, ha un momento in cui passa di stato, la solita liquido e liquido gassoso. Questo passaggio avviene con grande quantità di energia, mantenendo però costante la temperatura. Voi considerate che la quantità di energia che serve per sciogliere un cubetto di ghiaccio porterebbe, con la stessa energia, l'acqua da 0 a 80 gradi, per farvi capire quanta energia serve per passare di stato. Allora, l'idea qual è? Se io utilizzo materiali che hanno un set point nell'intervallo di temperatura che mi interessa, quindi che significa non a 0 gradi l'acqua, che non ci faccio niente con ghiaccio, anche se il ghiaccio viene utilizzato negli impianti come sistema di accumulo, va bene, ma quindi che lavorino a 23, 24, 25 fino a 27 gradi, io posso sfruttare questi elementi per assorbire calore. Loro cambiano di stato ma mantengono costante la loro temperatura. Allora, se io mettessi qui, lo posso fare perché i prodotti sono già in commercio, un controsoffitto con materiale PCM, tutto il calore interno che noi la stiamo producendo, perché noi tutti produciamo calore, lampade, eccetera, verrebbero assorbito al controsoffitto che rimarrebbe a temperatura costante. In questo modo sottraendo calore all'ambiente. Quando la temperatura scende, il controsoffitto restituisce quel calore, passando, prima è passato dallo stato solido al liquido, poi di nuovo dallo stato liquido allo stato solido. Questi materiali sono vari, ci sono sali idrati, c'è la, per esempio, paraffina, possono essere microcapsule, impanetti, possono essere già integrati nell'elemento edilizio o micro macro incapsulati. E vedete, l'equivalente ad esempio di un pannello di 1,5 cm in PCM equivale a un muro di cemento di 14 cm e un blocco di radizio di 24. Allora, qual è la cosa interessante? È l'accoppiamento di questi materiali con gli aerogel che abbiamo visto prima. Perché? Io ho una parete esistente che ha una prestazione pessima, perché le pareti degli edifici italiani hanno tutte pessime prestazioni. Ho il problema di migliorare l'isolamento termico e lo posso fare con l'aerogel. Se intervengo dall'interno mi perdo tutta la massa termica, che è l'unica cosa buona che hanno gli edifici esistenti, perché c'erano pareti di tufo piuttosto che c'hanno una massa. Se io davanti all'aerogel ci metto il PCM, quello, un centimetro e mezzo, io ho fatto una parete a cassetta, cioè ho fatto l'equivalente di mettere 3, 4, 5, 6 cm di polistirolo e un laterizio di 24 cm, tutto l'ho fatto in 2 cm, 2 cm e mezzo. In questo modo io ho creato una parete isolata termicamente, che ha la sua massa termica, e quindi sono in grado di qualificare l'edificio alle prestazioni di edificio nuovo, quindi le massime. Questi elementi vengono per esempio utilizzati molto adesso in Inghilterra, dove gli edifici hanno tutte pareti leggere e magari invece isolate perché in legno, per aumentarne la massa e quindi l'inerzia termica.
Questo è l'uso che diciamo contro i soffitti, ma guardate che risparmio è notevole perché oltre all'involucro c'è tutto un problema di pareti interne leggere. Io spesso quando faccio un edificio metto il cartongesso, eccetera. Bene, questa è una parete leggera. Se io dentro ci metto il PCM, è come se avessi fatto una parete massiva di 30 cm e quindi quella parete contribuisce ad assorbire il calore all'interno e mantenere la temperatura bassa. Con risparmio energetici anche del 30%, quindi insomma una cosa molto interessante. Alcuni, c'è una ditta che ha messo i PCM all'interno delle vetrate, ottenendo un sistema che in inverno, scusate, in estate viene riflessa la radiazione, mentre in inverno che è più bassa entra, scalda diciamo il PCM che quindi fa da accumulo e restituisce la sera. Quindi ho una parete diffondente la luce che è riflettente in estate quando non voglio il caldo, e in inverno invece lo assorbe e poi te lo restituisce come se fosse una parete piena. Per quanto riguarda invece il volo, quindi adesso siamo passati dall'isolamento alla parte più esterna, quella che si vede, esistono tante soluzioni di tipo diverso, l'importante è capire che non c'è una soluzione predeterminata, cioè l'involucro va con il contesto, va con gli obiettivi, eccetera, e soprattutto spesso deve avere una caratteristica di anisotropia dinamica, cioè in relazione alla facciata io posso avere, dovrei avere involucri diversi, perché ogni facciata ha caratteristiche diverse. Una tendenza che c'è oggi molto forte è quella dell'utilizzo di superfici verdi, in particolare sia pareti che coperture, per i vantaggi che verde dà, anche dal punto di vista estetico, nella riduzione dell'impatto ambientale in termini di qualità dell'aria, il fatto che le piante assorbono per la fotosintesi, quindi la parete non si scalda, c'è quindi la riduzione dell'effetto isola di calore, insomma sono tanti vantaggi. Vi faccio degli alcuni esempi, questo è all'info center, suo figlio Alberto, gli stessi dell'Highline hanno realizzato sopra dove c'è il terrazzo, un elemento che ha poi questa copertura verde inclinata che funge anche poi da luogo attrattivo. Quindi questa cosa è stata fatta anche in Olanda, allo Stedelijk Museum, quindi poi la superficie verde diventa un prato utilizzabile per. E questo invece è un edificio presentato da pochissimo, siamo in Florida, e c'è un auditorium nella scuola, vedete come è inclinato l'edificio quella parte dell'auditorium con la copertura verde al di sopra. E pareti verdi nelle città principali così che spuntano come esempio questo, questa è Londra al Hotel Palace nel 2013, la parete una delle più grandi del mondo, e questo è l'hotel Rosita Boutique di Paris Blanc sempre a Parigi 2013, questo è in Spagna anche un nuovo edificio completamente rivestito di verde, e poi il verde arriva fino al bosco verticale, cioè in realtà quello che è parete verde o copertura verde sta diventando in molti casi una sorta di vertical garden, e non mancano gli esempi, questo è il vertical garden più alto del mondo di Paris Blanc a Sydney, che quindi completato quest'anno, quando si entra a parte dall'altro c'è un eliostato là sopra che convoglia la luce solare per dare luce alle piante, al giardino mobile, quello che vedete che sporge. Questo è il bosco verticale di Doha che dovrebbero finire, andremo a vedere, vediamo come sarà qui a Milano. E questo invece fa nel 2016 a Taiwan, di Carl Bo, che è un, diciamo, un visionario esperto però di vertical garden, la Dora Tower che sta a Taiwan, vedete una forma solamente misterde con verde ovunque. Questo sarà quando realizzato invece la torre residenziale verde più alta del mondo, non Sri Lanka, che è tutto un vertical garden in salita. Questo invece è un edificio proposto per Berlino, siamo a Portano Strasse di vicino, e questo è un altro vertical garden. In Spagna stanno invece brevettando il cemento biologico, quindi la possibilità di avere direttamente sul cemento la crescita di elementi vegetali, quindi senza avere un pacchetto di parete fatto appositamente c'è questa possibilità. Un'altra novità importante dal punto di vista energetico e del benessere degli occupanti è data invece dalle smart windows. Voi immaginate su un edificio esistente, io sono intervenuto con l'aereo, cioè con PCM, e mi mancano le finestre che sono spesso il problema critico, perché sì, posso diciamo isolare dal punto di vista termico, ma spesso il problema della radiazione solare. Beh, sono oggi disponibili sul mercato i cosiddetti vetri elettrocromici, ma disponibili realmente, nel senso che prima erano solo sperimentali, adesso lo fa Saint-Gobain, li fanno tante altre case, hanno anche un costo abbordabile,
che consentono di variare a proprio piacimento la trasmissione luminosa energetica del vetro. Io posso farlo scegliendo quale vetro scurire, di quanto scurirlo, e posso controllare il tutto anche da remoto, quindi con telefonini, con applicazioni, tablet, eccetera. E adesso l'ultimo brevetto prevede addirittura un'integrazione in una fonte rinnovabile, un piccolo, diciamo, strisciolina fotovoltaica che consente di autogestirsi dal punto di vista energetico, quindi la parete prende l'energia dal sole e con quell'energia fa funzionare il meccanismo di oscuramento o, diciamo, apertura della vetrata. Vi faccio vedere degli esempi. Questo è la Ball State University in Indiana, vedete la stessa vetrata che diventa più scura, quindi senza bisogno di tende, eccetera. Questo è il W Hotel a San Francisco in California, ha tolto tutte le tende, eccetera, e l'utente ha il suo telecomandino col quale abbassa l'intensità della vetrata e quindi scurisce fino all'effetto notte. Sempre dal punto di vista delle vetrate dinamiche, l'effetto opposto invece è quello dei vetri riscaldanti, quindi è possibile riscaldare con una piccola potenza, piccolissimi vetri, alla temperatura che uno vuole, fino all'antisbrinamento, però per non farli, diciamo, per non averli, avere effetti di raggiamento, perché vedo tipicamente una parete fredda. In questo modo è possibile realizzare anche alberghi, vedete quello in Scandinavia, piuttosto che fa sulla neve, dove io ho una superficie completamente trasparente senza avere però il problema della trasmittanza termica e dell'irraggiamento. Gli smart windows stanno arrivando a advanced tech glass, cioè i vetri cosiddetti a tecnologia avanzata che integrano all'interno le telecomunicazioni, video e quant'altro. Quindi ho un vetro sia esterno che interno, vedo un vetro reale della Samsung che ha presentato al CES di Las Vegas di quest'anno, vedete questa vetrata, io posso addirittura tipo tendina oscurarla completamente, quindi semplicemente facendo così tipo touchscreen, e sempre nella stessa tendina del video ho anche la possibilità di vedere televisione, previsioni, come se fosse un iPad, e altrimenti spengo e ciò vedo trasparente oppure lo rendo oscuro. Questa stessa tecnologia la stanno sperimentando sulle automobili, perché per esempio l'automobile ha un problema di riscaldamento dovuto al sole, io faccio così e rendo vedo oscuro, poi faccio così e lo rendo chiaro, senza avere l'effetto di un terrorista che lo devi fare più, che a me però dice, diciamo, ma marca male, no? Invece così, insomma, quando sono da solo di tutto, vedete qualcuno fa. Ha un altro settore sempre di sviluppo, è quello dei sistemi dinamici di schermatura. Questo è un esempio lampante, evidente, importante sull'onda di quello che si dice a novella vissuto nel mondo arabo, che però c'ha 15 anni che non funziona, questo invece pare funzioni. Infatti lo tengono sempre fisso gli arabi a Parigi e bloccano, però sarà bello. E questo invece è di Arup, l'edificio di 145 metri ad Abu Dhabi, la parte sud-est-ovest, quindi non quella nord della torre, ha questi fiori che si aprono e si chiudono automaticamente e sono alimentati dal sistema fotovoltaico che sta in copertura e sulle facciate, quindi diciamo autoalimentato. In questo modo il sistema si protegge, diciamo, quando c'è la reazione solare, si apre la sera qua, non c'è luce. Un altro esempio interessante di sistema di schermatura dinamica, questo edificio ha vinto vari premi, e questo è il headquarter della Sony a Tokyo, e questo riprende una tradizione costruttiva tipica dei giapponesi, che era quella di utilizzare le canne di bambù riempite d'acqua verso le pareti, diciamo, verso le facciate esposte al sole, in modo da far evaporare l'acqua e in questo modo abbassare la temperatura della parete dell'involucro. Questo utilizza un sistema in ceramica traspirante, recupera l'acqua piovana dalla copertura, e quest'acqua presente all'interno di questa maglia di ceramica traspirante, evaporando, abbassa di 2 gradi la temperatura dell'edificio. E poi c'è tutto lo schema, si fa vedere come funziona, eccetera. Questo è un progetto molto interessante, c'è l'edificio che ha vinto diversi premi. L'altra tendenza è quella della facciata vetrata doppia pelle, va bene, eccetera, che però ora sta diventando buffer, cioè ci sono diversi edifici, la Shanghai Tower è una di questi per esempio, che hanno portato la seconda parete a distanza di 6 metri, quindi non è un edificio che c'ha, ma è proprio un'altra parete, un buffer. Qual è l'obiettivo? Quello di avere un ambiente a un
condizionamento meno performante, nel senso che comunque un atrio, eccetera, nel quale insistono anche gli scarichi degli impianti della parte interna, e che però fa da tampone rispetto al luogo interno che io devo proteggere e climatizzare in modo più severo. Quindi questo intercapelle, che non è di 80 cm, 120, è proprio 6 metri di buffer. Ce l'ha la Cinquetau, ce l'ha anche il Debow di Foster a Calgary, e si fa in luoghi dove appunto c'è poi temperature che scendono molto sotto zero d'inverno, e quindi in questo modo c'è un risparmio notevole dei consumi energetici. Questo è il lato del Debow, la doppia parete. Oh, siamo venuti all'altro aspetto, la terza area, e questa è quella mia preferita, che è quella della integrazione delle fonti rinnovabili all'interno degli edifici. Le fonti rinnovabili sono varie, l'Unione Europea ha definito quali sono, eccetera. Quelle che possono essere più coerentemente e efficacemente utilizzate negli edifici sono sicuramente quella solare, il mini eolico adesso, le biomasse, se non sono in centro urbano, perché le biomasse, signori, utilizzano sì legno, eccetera, però c'è un'emissione in atmosfera, cioè biomassa inquina. Se io brucio i ciocchi di legno, è meglio che bruciare i gas dal punto di vista della CO2, ma non meglio dal punto di vista degli inquinanti che ne escono, perché il gas è più pulito del legno, perché c'ha meno inquinanti, c'è solo circa 4, mentre là c'è di più. Quindi la biomassa, diciamo, ha senso se recupero dei rifiuti, eccetera. E tra queste, quella più interessante dal punto di vista dell'integrazione è sicuramente quella fotovoltaica. Ha fatto passi da gigante, siamo arrivati al fotovoltaico di terza generazione, al fotovoltaico organico. Ogni giorno ci sono record delle principali case mondiali che superano l'efficienza, si fanno gara l'un l'altro e migliorano i rendimenti. E la cosa più interessante adesso è data la possibilità di avere dei film sottili, semi trasparenti da integrare nell'involucro. Vi faccio vedere. La cosa interessante è che questi possono essere colorati in vario modo. Questa è la Onyx Solar, per esempio, che è una casa mondiale. Io ho una semitrasparenza che può essere 10, 20, 30%, quindi io decido quanto rendere trasparente il vetro, e anche che colore dare a questo vetro. In questo caso il colore è dato da un film plastico PVB, che c'è comunque sempre colorato. Poi c'è il neutro del fotovoltaico, e quindi vi dà il colore finale. E io posso avere dei colori che voglio, voi chiamate la Onyxola, scegliete proprio come i vari, come si chiamano, i pastello, le varie, quando c'è la mazzetta di colori, scegliete e vi fanno il sistema più trasparente del colore che volete. Spesso lo usano anche, hanno usato Coca-Cola, eccetera, per avere i colori del loro logo. Quindi i multinazionali hanno bisogno di avere nel fotovoltaico anche un messaggio pubblicitario, un messaggio visivo che risponda al loro logo. Questi sono esempi, vedete, qui ho una vetrata con il film sottile all'interno, poi il vetro può essere isolato come voglio, doppio vetro, triplo vetro, singolo vetro, insomma, le possibilità sono infinite. E con possibilità di intervallare chiaro, scuro, vedete, questi sono tutti esempi di facciate fotovoltaiche, e addirittura questa stessa, diciamo, casa fa anche le pavimentazioni fotovoltaiche, quindi antisdrucciolo, io ci cammino sopra, possono essere così o anche colorate con LED integrato. Quindi io ho percorsi, immaginate un terrazzo, ci metto delle parti fotovoltaiche pedonali, quindi è calpestabile e nello stesso tempo produco energia elettrica. Interessante questo invece sistema giapponese. Queste sono delle microsfere di silicio, quindi come se fossero delle micropalline, che consentono con trasparenza dal 50 all'80%, che consentono anche il vetro curvo, perché oggi se io voglio fare vetro curvo non posso utilizzare il silicio normale, eccetera. Queste invece sono delle micro, diciamo, sfere che consentono di lavorare anche con superfici. Vediamo alcuni esempi, ce ne sono tantissimi, ne ho selezionati alcuni in quanto li considero più significativi in un panorama generale. Questa è a Los Angeles, una scuola di Brooks & Scarpa, che ha una facciata interamente fotovoltaica. È una scuola per 500 studenti, sono 650 pannelli che coprono il 75% del fabbisogno dell'energia della scuola, e risparmiando ogni anno l'emissione di più di 1000 auto. Nelle scuole è molto importante questo, perché c'è tutta l'educazione degli studenti, eccetera. Quindi io ritengo che tra gli edifici esistenti, quelli che andrebbero valorizzati dal punto di vista energetico sono sicuramente le scuole, per il messaggio che possono dare.
Questa è a Londra la Heron Tower, 230 metri, attualmente l'edificio più alto della Sydney, e là vedete un'intera facciata, quella verso sud, che poi copre i servizi e l'ascensore, tutta fotovoltaica con pannelli vetro-vetro, perfettamente integrati, tu quando arrivi neanche te ne accorgi, poi ci vai vicino e ti accorgi, sono tutti pannelli fotovoltaici. Tra l'altro questa sarà Londra nel 2020 e sono in costruzione circa 240 edifici alti che già hanno i permessi, lo skyline di Londra cambierà completamente. Questa è semplicemente la City, impressionante. Oh, un altro edificio bellissimo secondo me è questo di Adrian Smith e Gordon Deal, Seoul Corea, 2013, la Federazione delle Korean Industries. Hanno realizzato una facciata appositamente dedicata per il fotovoltaico, guardate com'è inclinata, quindi invece di fare la facciata dritta si sono inclinati per avere la possibilità di avere dall'interpiano il fotovoltaico, vedete questo è l'effetto, questo è il piano di sopra quando si arriva, e poi c'è tutto l'edificio sottostante che ha messo il fotovoltaico con la doppia pelle retrata, che hanno fatto tutti gli studi, cioè le massime certificazioni, prime, lead dal punto di vista energetico e così via. Altro edificio interessante è quello presentato all'IPA di Amburgo, questo ha invece un tessile fotovoltaico movibile, cioè che si può orientare a piacimento, e vedete anche sopra, per cui quello sale in inverno, si abbassa, no? In estate quando il sole è più alto, poi c'è anche il caso storm, cioè in cui c'è la tempesta e quindi va giù, e vedete questi si muovono, si inclinano, e questo è l'edificio, salgono quando serve e scendono con un tessile che fa anche da visore, tutto gestito in modo meccanico, automatico, telefonino, eccetera, dagli utenti. Questo l'hanno realizzato in IBA. E altra cosa interessantissima è questa, è la prima facciata, la più grande d'Europa, con il fotovoltaico organico. E il fotovoltaico organico colorato, perché l'organico invece può darti i colori che vuoi perché è nel pigmento, qui non c'è un layer, ma è il fotovoltaico che è colorato. È organico, e qual è il vantaggio di questo sistema rispetto agli altri? Queste si chiamano celle di Grazel, è un brevetto diciamo che ha qualche anno, ma che adesso ha migliorato la sua efficienza, che non hanno bisogno di nessuna inclinazione, perché prendono una luce diffusa da tutto lo spazio, per cui non hanno nessuna perdita di efficienza per il fatto che le metti in verticale, e quindi ci puoi fare le facciate come vuoi. E queste sono queste edifici del Svizzero, del Swiss Tech Convention Center, progetto di Losanna, c'è tutta questa facciata fatta da due artisti che hanno scelto colori diversi, rosso, verde e giallo, insomma questo effetto congiante. Fa da pisoleie e allo stesso tempo produce energia. Gli sviluppi del fotovoltaico, quindi dove sta andando la tecnologia al futuro, sull'organico vi dicevo, che sarà il fotovoltaico al futuro, è quello di terza generazione che vi dà la possibilità di avere appunto le trasparenze, di avere luce diffusa e quindi non essere più dipendente dall'orientamento, lo posso mettere dove voglio, e la possibilità di stampare il fotovoltaico. In Australia hanno stampato il primo foglio a 3 con l'inchiostro fotovoltaico, questo abbasserà i costi notevolmente, quindi lo stampano come se fosse un disegno che voi fate, questi lo stampano con la stampante. E quindi di poterlo stampare anche su superfici flessibili di tutti i tipi e quindi adattabili ad ogni situazione, curva dell'edificio. E da Stanford arriva invece quest'anno il primo stick, il primo adesivo fotovoltaico, quindi tu come francobollo, poi se lo so spedito, e lo compri con due stacchi e lo attacchi sulla superficie e ti dà il fotovoltaico. L'altro futuro è quello del coating fotovoltaico, quindi quei procedimenti nanotecnologici che vi ho fatto vedere in realtà hanno anche un'applicazione fotovoltaica, quindi sull'edificio esistente io tratto la superficie all'interno, faccio l'isolamento, cioè da fuori gli metto questo coating trasparente fotovoltaico che produce energia elettrica. Questo è in sperimentazione ma già reale, sono diversi edifici sotto osservazione e dovrebbe entrare sul mercato da qui a un paio d'anni. Non mancano i solar lifting, come io chiamo, questo è il pronto di Jet Fires a Londra, ora è il fotovoltaico più grande del mondo, quindi tutta la stazione aerodinamica di Jet Fires è stata coperta con una copertura fotovoltaica. C'è un progetto per mettere il fotovoltaico sulla faccia dell'orologio, presentato dal governo inglese l'altra settimana,
e c'è il solar lifting invece in alto della Torre Eiffel. Rimuoviamo dopo 40 anni, lo stanno riammodernando, tra l'altro stanno mettendo una superficie vetrata che da 57 metri di altezza, cammini lì di sotto, quello che c'è in vari skydeck nel mondo, però a Parigi non c'era. E c'è un solar lifting, cioè la parte esposta su sarà tutto fotovoltaico, anche un sistema eolico integrato, quindi la solar lifting della Torre Eiffel. Oh, poi veniamo un'altra cosa interessante sulle rinnovabili, che è la parte eolica. Questa può essere vista da due punti di vista: cambiare la forma dell'edificio in funzione della captazione del vento, o utilizzare, diciamo, su un edificio tradizionale le turbine eoliche. Da quel primo punto di vista interessanti sono alcuni di questi esempi. Questo è uno dei primi in Bahrein, questo edificio proprio è stato pensato per avere in mezzo delle pale di 29 metri ciascuna di diametro che sfruttano il vento che lì c'è perché stanno lungo, diciamo, l'acqua, e per produrre energia. C'è una copertura del 15-20%, insomma funzionano, l'impianto funziona. Questo invece a Londra, anch'esso funzionante, sulla copertura vedete ci sono tre e qua anche pale eoliche posizionate all'interno di elementi circolari che servono con in aggiunta alla forma dell'edificio a aumentare la velocità del vento e quindi avere più captazione eolica, e questo pure a Londra funziona, copre meno, diciamo il 10% del fabbisogno, partire al funzionamento, verso sud, quindi c'è un effetto anche di parete calda, parete fredda, risultato il vento si incanala, fa girare le turbine e queste producono elettricità. Molto molto interessante è il Per River Tower di Sony in Cina, e questo pure vedete ha delle aperture a metà fatte apposta per creare un effetto venturi, per cui il vento si incanala a un'intra di velocità, entra lì dentro e dietro l'aspetta la turbina. Per cui queste aperture fatte apposta con effetto venturi, il vento che c'è lì che sbatte si incanala, accelera in modo notevole e le turbine messe all'interno girano e producono elettricità. Questa è la copertura dell'ultimo piano. E invece un altro che sarà uno degli edifici più alti, sopra 500 metri, sempre di Soma Giacarta nel 2020, la Pertamina Energy Tower, ha la stessa cosa lì in Cina. È tutto un edificio pensato che solo dal punto di vista energetico, cioè loro si vantano di dire is the world's first super tall tower for which energy is the primary design driver. Questa è l'idea. E sustainable strategies at the core of the design are exposed in simple profile yet sophisticated architectural expression. The tower opens up at the crown, revealing a wind tunnel that will take advantage of the prevailing winds and increase with speeds at the upper floor to generate energy. E vedete qui sopra c'è la funzione di scrivere. La parte sopra c'è questo effetto, si incanala e con le e vicino alle turbine ad aspettare il vento, eccetera. Oh, tornando invece a noi, diciamo, cose un po' più a voi, diciamo, cose un po' più semplici, c'è invece un grandissimo sviluppo delle vertical axis wind turbines, cioè le turbine ad assi verticali in eolico. Queste da che erano bruttissime, adesso hanno invece design anche molto interessanti, addirittura quelli che sono di film star, quindi si sono cimentati anche i più, diciamo, bravi, famosi designer, e anche Renzo Piano ne ha fatta una prova ad asse orizzontale, e queste sono alte fino a 9-12 metri, e sono silenziosissime, perché guardate questa 12 metri al secondo fa 38 decibel. Considerate che i livelli acustici nelle aree, quelle residenziali, per non dar fastidio a chi dorme, sono 40 decibel, quindi parliamo di un rumore assolutamente accettabile, cioè 20 il fruscio delle foglie, insomma sono di nuovo rumorose, e hanno anche 10 kW di potenza. Queste vengono misurate in potenza in base alla velocità del vento, come il fotovoltaico vi dà la potenza in base a 1000 watt di energia radiante, così è la potenza, quindi data una certa velocità del vento, quella è la potenza che posso esprimere. E le posso mettere anche integrate con il fotovoltaico, anzi funzionano benissimo, e anche piccoline, vedete queste, io mi affaccio alla finestra e vedo antenne delle televisioni bruttissime, parabole bruttissime, stazioni radio base dei telefonini orribili, poi quando propongo una parola ma è brutta. Comunque. Vediamo alcuni edifici invece che hanno integrato queste pale nell'involucro. Questo è un edificio che sta a Chicago, proprio al centro di Chicago, dietro le due torri, quelle famose dei Bus Brothers con car parking sotto. Vedete, questo ha nell'angolo queste pale eoliche verticali. Quindi ha dedicato il corner dell'edificio, che poi è coperto, vedete, in questo modo, ad un sistema di pale eoliche che arriva fino a su.
Questo è un edificio bellissimo invece che sta a San Francisco del 2012, vedete c'è questo ulteriore elemento di schermatura e lì dietro ci sono tutte le paleoliche verticali inserite. Tra l'altro poi lì c'è una proiezione che fa la velocità del vento, quindi anche didattica per gli utenti. Questo è un ospedale invece, vedete ha portato sul coronamento e nel coronamento ha messo le pale queste. Quindi è la forma dell'immobile che cambia per integrare la pala eolica all'interno. Questo è un China Communication Bank, che è un altro edificio in corso di realizzazione. Vedete nella parte superiore, in quella specie di canestri, ci sono le pale eoliche schermate, per cui vedete un sistema chiuso, c'è un bioreattore che viene alimentato dal sole e dalla CO2, la biomassa in più che cresce dentro questa fattoria va alla combustione e produce l'energia termica e quindi elettrica. Vedete gli elementi dell'isolamento. Questo è l'edificio che era visionabile, si poteva andare dentro, perché ad Amburgo c'è stato a Liba, che è questa manifestazione in cui hanno realizzato edifici in scala reale, tutti assolutamente innovativi. Un'altra cosa che sta prendendo piede, è il caso di Liba, perché sono integrate le pavimentazioni, quindi viene proprio bene, sono i sistemi piezoelettrici. In realtà hanno qualche anno, però hanno aumentato molto diciamo l'efficienza e quindi performance eccetera, e hanno trovato applicazioni molto interessanti laddove c'è un passaggio continuo di persone, quindi pensate alle strade, alle metropolitane, alle piazze, alle scuole eccetera, e sono stati installati, vedete questa è la scuola di Canterbury in Gran Bretagna, vedete la pavimentazione degli studenti ha questo sistema che quindi ripassano e producono energia elettrica. Questa è un'altra scuola sempre in Gran Bretagna. Questa è la metropolitana di Londra in occasione delle Olimpiadi, quindi è stata messa tutti questi sistemi piezoelettrici, e questa è la macchina di Parigi, per cui tutta la segnaletica eccetera è stata alimentata da questa pavimentazione piezoelettrica, questi che facevano quando volevano, ogni volta che passavano producevano energia elettrica, con cui hanno alimentato i fabbisogni della maratona. Questo sistema lo sta usando Scofidio e Renfro nella piazza di Mosca che hanno hanno avuto l'incarico di progettare la prima dopo 40 anni eccetera, un sistema importantissimo di snodo urbano che ha tutta la parte di pavimentazione e piezoelettrico. Un'altra cosa ancora interessante è invece l'integrazione tra veicoli e edifici, la smart mobility e quindi la mobilità elettrica che sta avendo grande diffusione. Adesso l'hanno integrata con l'edificio. Qual è l'idea? Che io ho la macchina collegata all'edificio e io prendo l'energia dall'uno all'altro in relazione a quando mi conviene. La Nissan ha fatto subito un esperimento, serio, vero, uffici, ci ha messo tutte le macchine sue, la data ai dipendenti, i quali arrivano all'acqua macchina e vanno a lavorare. Quando tornano trovano la macchina carica. Il sistema che fa? Quando l'energia costa di più la prende dalla macchina, quando costa di meno la restituisce alla macchina. In questo modo hanno risparmiato 20-30% un sacco di soldi l'anno, per cui una sorta di accumulo che io uso quando è come se vendo e compro azioni in base a quanto costa il mercato. Questo si chiama vehicle to buildings. In Giappone è anche vehicle to home perché le singole case utilizzano l'automobile in caso di necessità, va via la luce, c'è un'emergenza, consumare un tanto, eccetera, c'è l'automobile con che se va via la luce alimenta l'abitazione e quindi diventa il generatore, il gruppo elettrogeno dell'abitazione. Questa integrazione oggi anche negli oggetti, questo il fotovoltaico organico che prende dalla luce diffusa, anche dalla luce che c'è nell'ambiente, adesso lo hanno integrato negli oggetti design. Questo è un tavolo che ha un piano tutto di fotovoltaico organico dal quale io posso caricare il telefonino, la luce eccetera, quindi lui si alimenta da solo e mi dà la corrente che mi serve la notte, per cui la notte mi autoalimento. Allo stesso modo ci sono invece sistemi che captano le onde elettromagnetiche presenti nell'aria, nell'ambiente, ci sono tantissime, questo computer le mette, il wifi, il videoproiettore è pieno di onde elettromagnetiche, questi le captano, le mettono in una batteria e poi ci alimentano quello che vuole, perché queste onde è energia, questi le prendono e le catturano. Arriviamo agli ultimi due argomenti, che ora abbiamo fatto le 8, no ci siamo, 5 minuti, 5 abbiamo finito.
gli ultimi due argomenti. Dicevo, il primo è quello dello smart systems, cioè della possibilità di integrare tutti i sistemi dell'edificio, elettrici, idrici, riscaldamento, condizionamento, luci, eccetera, e gestirli da un punto di vista centralizzato. Questo come? Andando a rilevare tutte le informazioni possibili, clima esterno, clima interno, accessi, per esempio i sistemi negli Stati Uniti in vigore oggi, presenti nei grattacieli, misurano anche gli accessi ai tornelli, quante persone sono in ascensore, eccetera. In questo modo gestiscono anche le emergenze, cioè sanno chi sta dove e come. Gestendo tutti questi dati, poi loro possono a loro volta gestire climatizzazione, illuminazione, rete elettrica, le date e quant'altro, imparando anche dai comportamenti degli utenti, magari aree dove non ci va nessuno, sanno che in quell'area la gente ci va dopo una certa ora e quant'altro. Inoltre prendono l'energia quando costa meno, quanto costa di più, e suggeriscono agli utenti cosa fare. Quindi danno dei suggerimenti su come comportarsi. Il più, diciamo, avanzato di questi sistemi è anche italiano, cioè l'ha fatto Finmeccanica, si chiama DDoS, che è in funzione già su 6 grattacieli a New York, arriveranno una ventina alla fine dell'anno, e ha già fatto risparmiare diversi milioni di dollari con la gestione complessiva, perché gestisce tutti gli aspetti in ingresso con una gestione efficiente, centrale, del sistema funziona. Questo invece è l'Internet Things che vi dicevo, questo è di uso quotidiano, comunque si può comprare le lampadine della Philips UE, e quelle le gestisce, sta nelle Maldive, cioè pure abbiamo qualcuno in casa che allora accende la luce, fa il casino, accende, spegne, eccetera, oppure fa la foto alle Maldive al tramonto bellissimo, o all'alba torna a casa, le imposta e tutte le mattine si sveglia con quella luce esattamente che riesce a trasferire alle lampadine, quindi puoi scegliere il colore, l'accensione, lo spegnimento, eccetera. Ci sistemi che ci dicono, io lo metto prima della presa, per cui mi dice quanto sta consumando quell'apparecchiatura, per cui io esattamente sul telefono guarda che quella sta consumando troppo, quella di meno, quella di più, allora cambio quella lampadina piuttosto che quell'apparecchiatura, quindi ho la possibilità di gestire tutte le prese. Oltre a questo sistema Nest che si è comprato Google, quindi parliamo di una cosa seria, un brevetto molto valido, che posso mettere in casa, si collega al telefonino, e anche questo apprende, fa da solo, cioè comincia a capire quando esci, quando entri, lui prima che arrivi ha già acceso casa, cioè, la volta che fai una sorpresa è finita, come gli elettrodomestici, adesso parlano tra di loro e dicono loro quando fare il bucato, le cose, dice ma non lo lava, allora perché costa di meno. Ho anche possibilità di aprire le porte col telefonino, quindi le serrature direttamente col telefonino. L'altra novità centrale è quella della stampante 3D. Tenete conto che hanno stampato pistole, funzionano, però ci hanno sparato 50 colpi perfetti, sono anche tutti centrati. Quelli sono dolci, fatti 3D, quindi possibilità di stampare anche diciamo cibi, alimenti. Hanno fatto stampanti a grandezza 1x1 per stampare mobili, per cui voglio dire quello lì è stato stampato da quella stampante direttamente da sola. Sono riusciti a risolvere il problema del sand printing, quindi con la sabbia, e questa che vedete è una, diciamo, struttura a scala originale fatta e poi assemblata, quindi fatta unicamente dalla stampante, vedete quanto è alta, veramente 3 metri. Ma la cosa interessante, questo è un brevetto del mezzo di Santa Rifonda, la possibilità di stampare direttamente la casa. Quindi sempre con getto di calcestruzzo, eccetera, un sistema meccanizzato con le guide, lui segue il file che gli viene dato e lui realizza passo passo, realizza l'abitazione. Passa, ripassa e se la fa da solo. Se torni, dice pari 24 ore, infatti il brevetto diciamo è portato avanti anche dal governo degli Stati Uniti per intervenire nelle zone disastrate dove devi fare in pochissimo tempo e realizzare abitazioni, quindi andare con i montagne, vai con quelli, tant'è, 24 ore hanno fatto le abitazioni che le fanno. E poi questa è la prima casa senza fine, gli olandesi faranno ad Amsterdam, già è diciamo tutto pronto, sarà pronto nel 2014 secondo il cerchio di Möbius, e quindi è il processo continuo di stampa, e questi faranno la prima casa stampata in Olanda. Vi dicevo, l'altra cosa interessante sono queste termiti che vengono da Harvard,
Questi termini sono tutti autonomi, cioè non parlano tra di loro, tutti intercambiabili, ognuna fa il suo compito e sono in grado di assemblare anche pareti o strutture molto grandi, facendo che se una si rompe non succede niente perché arriva un'altra e prende il suo posto, e lavorano esattamente come lavorano i termini, che non si parlano, però fanno delle strutture incredibili a prova di ventilazione, umidità, massa, eccetera. E sui termitai sono una cosa incredibile dal punto di vista del strutturale. Questi seguono la stessa logica e l'hanno brevettato, i presentati funzionano, è parte di una delle evoluzioni possibili. Quindi io ho, diciamo, esaurito la mia il mio intervento. E è chiaro che, insomma, le cose mi permetto di leggere giusto le conclusioni. Allora, la sfida dell'efficienza evidenzia come l'architettura rappresenti sempre un'arte di frontiera, espressione di una società in continuo divenire che modifica la sua domanda in funzione delle mutazioni del contesto fisico, economico e sociopolitico in cui opera. La domanda espressa dalla società del terzo millennio è quella di un sistema edificio che abbandoni definitivamente la veste di consumatore per assumere il ruolo di produttore di energia. Questa nuova concezione, che rappresenta una vera e propria rivoluzione culturale rispetto al passato, non può non avere profondi e importanti riflessi sui canoni che hanno guidato la forma architettonica del secolo scorso. Come visto in precedenza, l'esigenza di configurazione di un borgo capace di sfruttare il fabbisogno energetico sta sempre più spingendo verso l'integrazione tra le tecnologie edilizie e quelle impiantistiche, portando verso l'adozione di un unico sistema integrato, edificio e impianti, in grado di modificare nel tempo le sue prestazioni in relazione alle mutazioni del contesto ambientale e delle esigenze dell'utenza. Nello stesso tempo, l'innovazione tecnologica immette di continuo sul mercato materiali, componenti, soluzioni tecnico-costruttive e impiantistiche in grado di ridurre il saldo ambientale, compresi gli aspetti inerenti alla salute e alla sicurezza in tutte le fasi del processo edilizio. Siamo quindi di fronte a un repertorio dinamico di soluzioni tecniche e tecnologiche che possono dar luogo loro insieme, sebbene orchestrate, a nuovi e più stimolanti linguaggi architettonici in continuo divenire. Per questa ragione la sfida dell'efficienza non può e non deve essere vissuta come una limitazione alla libertà del progettista nel proporre soluzioni formali in risposta alla domanda della committenza, ma piuttosto come uno stimolo a esplorare nuovi campi di ricerca scientifica e tecnologica nei settori di anzi elencati. Questa sfida, lanciata dall'architettura della società del terzo millennio per tenere in equilibrio il sistema mondiale dello sviluppo sostenibile, esige, come dice efficacemente Jeremy Rifkin, una consapevolezza globale da parte di tutti gli attori coinvolti e porterà certamente a mutamenti strutturali del mondo della produzione e a un ampliamento del quadro normativo che regola il settore delle costruzioni. Ma come sosteneva Italo Calvino, la creatività e la fantasia trovano uno stimolo nel rispetto di regole, di vincoli, di costrizioni. La costrizione è strumento creativo che amplifica le possibilità di raggiungere soluzioni originali e bizzarre, essa è paradossalmente un inno alla libertà di invenzione.